Un saluto a tutti. Oggi vi voglio parlare di un argomento scientifico, di cose che non sappiamo sul cervello umano. Tra l'altro vorrei smontare alcuni dei luoghi comuni che di solito vengono creduti dalle persone. Il primo di essi è che in realtà noi senza le emozioni, i sentimenti, possiamo essere razionali. Secondo le ricerche di Antonio Damasio, che è un medico neurologo che insegna anche neuropsicologia e neurobiologia, nel suo famosissimo testo L'errore di Cartesio, spiega che l'amigdala, che sarebbe responsabile delle emozioni, è indispensabile per la razionalità. Lui ha studiato dei casi di persone che hanno perso l'amigdala, e quindi anche le emozioni, tra cui il famoso Phineas Gage. Ne ha analizzato le differenze dei comportamenti prima e dopo l'incidente o dopo la malattia. Spiega che senza le emozioni, per prendere una decisione, bisogna calcolare razionalmente tutti i pro e i contro, i vantaggi e svantaggi, e via di seguito. Per approfondire, informatevi riguardo alla sua teoria molto affascinante del marcatore somatico. Ma non solo. Noi senza le emozioni siamo effettivamente irrazionali, perché le emozioni servono a non fare delle cretinate. Ad esempio, ho scoperto che una persona senza emozione perderebbe tutti i soldi giocando d'azzardo, perché ad esempio non si ha paura di perdere. Oppure se non hai paura di cadere da un ponte, ti puoi anche buttare, nel senso. L'errore di Cartesio sarebbe, no? Sarebbe stato quello di aver separato la mente dal corpo, legando da una parte la pura razionalità nella mente, e nel corpo gli istinti bassi animaleschi come appunto le emozioni, i sentimenti. Poi una cosa che io non mi sarei mai aspettato è la blind vision, cioè visione cieca. È un ossimoro, eppure esiste per davvero. Cioè non tutte le persone non vedenti sono tali a causa del fatto che gli occhi non funzionano, o del distacco della retina, o problemi di cataratta o cose simili. In alcuni pazienti è possibile che gli occhi funzionino anche perfettamente, ma che sia un problema neurologico a impedire di vedere. Cioè, praticamente questa persona perce cioè, l'occhio percepirebbe in teoria, funziona l'immagine, ma non viene essa non verrebbe processata a livello cosciente. E degli esperimenti sembrerebbe aver dimostrato che quelle stesse persone inconsciamente, almeno in parte, vedrebbero. Ad esempio, uno di questi esperimenti consisteva nel lanciare la palla a un paziente affetto da blind vision, e questo la prendeva, riusciva ad afferrare anche se non vedeva, a prescindere dal fatto che non sentisse, ma proprio lui riusciva. Oppure facevano rotolare una palla su un piano con una superficie che non faceva rumore, questi qua riuscivano a capire che c'erano oggetti in movimento, che rotolava, qualcosa del genere. Riuscivano più o meno a capire, non perfettamente, ma riuscivano più o meno a vedere. Nel testo La mente fenomenologica di Gadagher e Zahavi ci sono alcuni di questi esperimenti di blind vision. Questo argomento viene spiegato molto meglio di come lo sto spiegando adesso. Poi una cosa che forse avrei sentito nominare è la faccenda delle intelligenze multiple. Secondo Howard Gardner, psicologo cognitivo dell'età evolutiva e pedagogista, professore ad Harvard, pensando un po', esiste più di un'intelligenza. Nel suo famoso saggio Forma Mentis degli anni 80 ne aveva teorizzate 7, però in realtà sarebbero molte di più. Cioè, intanto ne esce qualcuna nuova, qualche teoria in più, insomma, deve più vendere libri, ma non sappiamo fino a che punto. Che lui stesso dice che non bisogna esagerare ad aumentare l'intelligenza, però effettivamente nel corso degli anni lui stesso ne sta aumentando. Beh, sta di fatto ci interessa che per il test del quoziente intellettivo misura solamente l'intelligenza logico-matematica e quella linguistica. E questo sarebbe importante perché molte persone che non hanno magari quel tipo di intelligenza vengono ritenuti stupidi. Ecco, ma così magari spiegherebbe anche il come mai, per esempio, le persone che soffrono di autismo o di altri problemi sarebbero intelligentissimi in matematica, ma non sarebbero intelligenti nella
non sarebbero capaci di comunicare, non sarebbero capaci di relazionarsi con le persone o problemi di altro tipo. E a proposito di intelligenze multiple, ci sarebbe anche un altro teorico, cioè Daniel Goleman, che parlava di intelligenza emotiva, che più o meno corrisponderebbe all'intelligenza interpersonale, a quella intrapersonale di Gardner, che lui le distingue. Goleman ha scritto un bestseller della psicologia legato appunto all'intelligenza emotiva e avrebbe anche ideato un test per poterla misurare. Per Gardner, sostanzialmente, ognuno di noi possederebbe un talento. Un talento sarebbe unico e irripetibile. E ognuno avrebbe praticamente il diritto e anche il dovere di poter sviluppare il proprio talento e dare il proprio contributo alla società. Inoltre, sembrerebbe che sarebbero state trovate le aree del cervello responsabili dell'intelligenza, praticamente come se ognuno di noi avesse quelle aree del cervello che funzionerebbero meglio delle altre. Io vi consiglierei di leggere, per approfondire Forma e Mentis ed Educazione e Sviluppo della Mente di Howard Gardner. Poi c'è il problema dei problemi per quanto riguarda lo studio della mente e del cervello. Cioè, chiediamoci, ma la mente e il cervello? Ci vorrebbero secoli interi di video per poter parlare di questo problema. È una questione apertissima. Io cercherò di spiegarlo nella maniera più breve possibile. Secondo i presupposti filosofici e metafisici su cui poggia la scienza, avete capito bene, la scienza si poggia su dei principi filosofici e metafisici, ontologici, cioè che sarebbero il materialismo, il meccanicismo, il determinismo della causa e dell'effetto. Tutto l'universo sarebbe fatto di materia e obbedirebbe alle leggi scientifiche. E tutto sarebbe appunto determinato dalla causa e dall'effetto, compreso il nostro corpo e anche il nostro cervello. Conseguenza, se la mente esiste, deve essere il prodotto del cervello, e quindi deve anche funzionare come il resto della materia, e obbedire alle leggi scientifiche e al principio causa-effetto. Ci sono varie teorie che hanno tentato di salvare il fatto che esista una cosa chiamata mente che non sia materiale, come la sopravvenienza e l'epifenomenismo. In tutti quei casi, comunque, la mente non materiale non può che dipendere comunque dal cervello stesso. Diciamo che il problema dell'esplicazione materialista della mente è che noi siamo vittime, comunque sia, dal lato di un pregiudizio di origine tradizionale, nel senso noi siamo abituati a parlare di mente, di mente non corporea, di usare un linguaggio completamente diverso per descrivere la mente dal cervello. Noi quando parliamo di emozioni non parliamo delle aree cerebrali che si attivano o cose del genere. Noi parliamo di emozioni, sentimento, a prescindere dal fatto che si siano, dal punto di vista neurobiologico, descrivibili in quest'altra maniera. Anche da pregiudizi di origine religiosa, che molti continuano a confondere la mente con l'anima, per esempio. E diventa anche una questione di tipo religioso, come se salvando la mente tu salvassi l'anima. Non salvare l'anima nel senso che va in paradiso, salvare l'esistenza dell'anima, in realtà sono due cose completamente diverse. E invece il fatto di poter spiegare tutti i costi in senso materialista, anche quello deriva da un preconcetto, perché appunto noi dopo tanti anni di scienza galileiana, di illuminismo, positivismo, laicismo, no, eccetera, eccetera, noi non possiamo che pensare dal punto di vista scientifico, razionale, la mente in senso, ma appunto, ma materiale, meccanicistico. La scienza non può non pensare in quella maniera. Il discorso è che ancora non è che è stato dimostrato che tutta la mente è riducibile al cervello. Forse un po' lo faranno. Quindi il discorso sembrerebbe un mistero, praticamente, che ancora non possiamo sapere di preciso. Potrebbe anche darsi che dovremmo cambiare il nostro modo di intendere la scienza. Però, sulla base di quello che noi sappiamo, allora, sono autori come Chalmers e Varela, per quanto siano appartenenti a scuole di pensiero completamente diverse, dicono cose completamente diverse. Loro ci spiegano che un conto è trovare i correlati neuronali delle varie funzioni della mente, un altro conto è dimostrare come faccia la materia a pensare ed essere autocosciente, provare emozioni, essere intelligente, proprio poter progettare, che ne so, astronavi, poter comporre sinfonie, tutte le cose straordinarie, incredibili che può fare il cervello umano.
anche le cose più terribili come una bomba atomica. Chalmers si chiama i primi soft problem, quelli con cui poi si può ridurre, trovare diciamo i correlati neuronali di tutte le nostre funzioni mentali, e gli altri hard problem, cioè l'idea di come è possibile che la scienza materialista si spieghi l'autocoscienza, il come ci si senta, cioè devo dire come il cervello produca un soggetto in prima persona, non so se mi spiego. Per Varela gli altri invece sarebbero gli hard problem, i soft problem e hard problem. Per Varela gli hard problem sarebbero detto impossibili, perché Varela mischia, cioè non è che mischia, è stato il padre della neurofenomenologia, cioè fenomenologia praticamente studia radicalmente come il funzionamento della mente, su come la mente percepisce la realtà e come noi abbiamo la prospettiva di essa in prima persona. E praticamente il discorso, secondo lui, sarebbe stato impossibile ridurre la fenomenologia del soggetto, no? Dal punto di vista di fenomenologia, come dire, in prima persona, ridurla a uno studio in terza persona oggettivo con gli strumenti delle neuroscienze. Per approfondire, di nuovo vi consiglio di leggere La mente fenomenologica di Gallagher e Zahavi, anche Philosophy of Mind di Chalmers, è un articolo di Varela online che se ve lo trovo ve lo linko. Il problema è ancora irrisolto, ma il futuro è palesemente materialista riduzionista, forse anche eliminativista, cioè teorie che dicono che la mente non esista, dobbiamo eliminare. L'ultimo problema di cui vorrei parlarvi è se il libero arbitrio esiste dal punto di vista neuroscientifico e della faccenda delle neuroscienze in tribunale. Il fatto che se la mente fosse veramente un prodotto del cervello, essa non può non funzionare senza disobbedire alle leggi fisiche e al determinismo fra la causa e l'effetto. Di conseguenza le nostre azioni non possono essere libere, sarebbero determinate assolutamente dalle leggi fisiche e dalla causa e effetto. Non si sarebbe scappatoia, praticamente le nostre azioni sarebbero frutto dell'attività dei neuroni, che non è cosciente, noi non comandiamo i nostri neuroni. Non li comandiamo, siamo noi a obbedire ai nostri neuroni tutti gli effetti, ma in maniera automatica e senza deroghe. E ci sono stati anche dei casi problematici dal punto di vista legale. Per esempio, casi di pedofili che si è scoperto che erano diventati tali per colpa di tumore al cervello, guariti dal tumore e guariti anche dalla pedofilia. Oppure anche persone che hanno commesso altri reati come violenze, cose simili, che si è visto che il responsabile era praticamente un problema di quel tipo, una malformazione del cervello o cose del genere. Beh, non si riesce a capire cosa bisogna combinare. Per esempio, il famoso caso del medico di Como, che alla fine è stato condannato lo stesso. E non è stato mica il primo, l'unico. In altri casi hanno cercato di fare una terza via della serie, curati il problema e poi ti mandiamo in carcere, così puoi riflettere bene su quello che hai fatto. Ma il discorso è questo: se non è una persona incapace di intendere di volere, solo che se uno diventa incapace di intendere di volere una malattia psichiatrica è un conto, ma andare a capire che c'è un problema organico, nel senso stretto, un problema neurologico, proprio al cervello, che fa quella cosa, che proprio, come devo dire, impedirebbe proprio di fare un'azione cosciente, diciamo, come la intendiamo noi oggi, non sarebbe più incapace di intendere di volere in quei casi. E quindi ci c'è una discussione al riguardo. Quindi, il problema forse più grosso del rapporto mente-cervello è cosa accadrebbe se il libero arbitrio non esistesse e se noi non fossimo responsabili delle nostre azioni. La risposta non esiste. Ah, ecco, c'è un'ultima cosa. In realtà, c'è il problema dell'identità. Una delle cose più immediate e ovvie, scontate, è l'autocoscienza. Noi ci autopercepiamo come soggetti unici, come delle unità. Basta pensare al cogito ergo sum di Cartesio. Come potremmo discutere l'esistenza del soggetto? In filosofia è stato chiamato in vari modi. Io, autocoscienza, sé, me.
anche se Freud poi ha cercato di dividere il soggetto in es, io e superio. Questo è un altro discorso però. Secondo le neuroscienze non può esistere il sé. Il cervello è diviso, ci sono varie aree del cervello che si attivano e non esiste un punto che coordina tutto il resto. Come se le varie parti del cervello fossero un'orchestra che suona in perfetta armonia, cioè varie parti funzionano come un'unità, senza nessun maestro, senza nessun metronomo. Così funzionano. Per concludere, ci restano molti problemi aperti, non esistono a quanto pare delle risposte. Uno dei veri quesiti di cui ci dovrebbe porre è perché c'è tanta differenza fra mente e fenomenologica, cioè come noi crediamo che funzioni nella mente, la psiche, il cervello, e come noi praticamente viviamo la nostra attività mentale, cioè, e come in realtà funzionerebbe il cervello. E come dicevo prima, in futuro sarà sicuramente materialista, riduzionista, forse anche relativista. Le neuroscienze sono praticamente le scienze del secolo, sarebbero queste, stanno facendo una specie di rivoluzione scientifica, stanno cercando di cambiare completamente il modo in cui noi pensiamo le cose. Se a che punto hanno ragione non lo sappiamo. La mente umana è uno dei più grandi misteri mai esistiti. Per cui sempre benvenute le spiegazioni scientifiche, perché la scienza ce li aiuta. Scienza pura, non parla solamente della tecnologia, perché la gente è interessata alla scienza solamente quando si tratta di creare il cellulare di ultimissimissimissima generazione. La scienza è ben altro. Per cui, io diciamo che lascio a voi, se volete, di approfondire tutti i temi che vi ho proposto oggi. Mi sono fatto un giro sul web per vedere, ma tutti questi video qua, cosa non sapete sul cervello, eccetera, eccetera, ma nessuno ha parlato mai di queste cose. Quindi spero di avervi detto qualcosa di interessante. Spero che vi sia piaciuto. Alla prossima.